Ciao a tutti, oggi sono qua per raccontarvi la mia esperienza con il mio primo Tunue, ovvero il primo fumetto che ho letto di questa casa editrice. Il mio primo Tunue è stato Sulla collina di Ilaria Ferramosca e Mauro Gulma. Questo fumetto fa parte della collana Tipitondi di Tunue, ovvero una collana dedicata a bambini e ragazzi. Infatti questo fumetto è consigliato per i lettori da 10 anni in su e ha un prezzo di copertina di 14,90€. Inizialmente ho letto questo fumetto in digitale, ma ne sono rimasta talmente colpita che ho deciso di procurarmi anche il cartaceo proprio per poterlo risfogliare negli anni, comunque darci un occhio ogni tanto perché mi aveva particolarmente colpita. Infatti, nonostante si tratti di un fumetto rivolto a ragazzi, comunque a giovanissimi, penso che possa parlare tantissimo anche a chi è già cresciuto e a me in particolare ha lasciato una buonissima impressione. La storia parla di quattro ragazze che si incontrano di notte per una missione misteriosa e molto paurosa, perché infatti vogliono visitare un luogo in cui 15 anni prima è stato commesso un omicidio. È una storia molto cupa, tetra, che richiama Stephen King, però non è una storia d'horror, anzi, è una storia che parla principalmente di amicizia. I riferimenti a King in questo fumetto sono molteplici, a partire dalla copertina che ricorda Stand By Me, ma anche i disegni e i colori che vengono utilizzati sono veramente molto cupi. Il nero la fa da padrone in questo fumetto. Le tavole infatti sono veramente nerissime, i pochi colori che ci sono molto sbiaditi, slavati e predomina il nero, il blu, gli altri colori sono veramente molto spenti. Lo stile di disegno è un po' cartonesco, o almeno a me ha ricordato molto un cartone animato. I personaggi hanno dei volti non particolarmente dettagliati o espressivi, se non in alcune scene, in alcuni primi piani in cui invece vengono caratterizzati maggiormente. Anche i visi dei personaggi, ad esempio, non hanno colore, sono molto pallidi e smorti, un po' perché la storia è ambientata principalmente al buio con la semplice luce lunare, ma anche quando ci sono scene un po' del passato che ricordano appunto questa storia dell'omicidio, i volti sono comunque veramente molto pallidi, i colori mancano quasi totalmente. Nonostante si parli di omicidio, di una storia abbastanza agghiacciante, di questa sorta di prova di coraggio che affrontano i quattro ragazzi, il fumetto nasconde molto di più. Infatti, come dicevo prima, è un fumetto che parla molto di amicizia, un'amicizia che viene messa a dura prova in più di un'occasione. Questa storia inoltre ha riportato a galla diversi ricordi del mio passato, di quando anch'io facevo piccole gite in paese, di quando si usciva con gli amici perché non c'era internet, non ci si poteva vedere in altro modo, si facevano queste piccole missioni immaginando chissà che cosa. Alla fine c'è anche un risvolto inaspettato della storia che scende un po' più nel profondo e nel sentimentale. Mi ha fatto veramente riflettere, perché quando si è piccoli e bambini non si vede l'ora di crescere, di diventare grandi, si vuole accelerare, fare tutto di fretta, ma il tempo in realtà è molto prezioso e ci si rende conto di questo ormai quando è troppo tardi, e una volta diventati grandi si rimpiangono i momenti in cui si era più piccoli, in cui non si avevano responsabilità, si aveva maggiore libertà e si vorrebbe tornare ad assaporare le cose semplici, come appunto una gita fuori porta con gli amici. Sono tematiche che vengono affrontate bene o male in tutti i libri o fumetti di formazione, quindi sotto questo punto di vista non dice e non aggiunge nulla di nuovo su questi argomenti, però nel complesso è stata una storia comunque molto piacevole. Sono poi un po' affezionata a questo fumetto, motivo per cui ho deciso di recuperarmi anche il cartaceo, perché mi ha ricordato molto quella che era la mia infanzia, ma anche quello che è il mio presente, perché uno dei protagonisti mi ha ricordato tanto una persona a cui voglio molto bene, quindi mentre leggevo rivedevo anche un po' di me stessa all'interno della storia, nonostante i fatti siano totalmente diversi, però piccoli dettagli comunque che mi hanno fatto sentire molto vicina a questa lettura. Io non ascolto mai musica mentre leggo, però se dovessi scegliere una canzone da associare a questo fumetto, sceglierei Flash of the Blade degli Iron Maiden. Scelta abbastanza facile perché ci sono dei chiari riferimenti a questa canzone all'interno del fumetto, quindi penso che possa aiutare tanto ad entrare un po' nel mood della storia. Quindi è sì un fumetto accattivante per un pubblico giovane, ma secondo me può piacere tantissimo anche ai più grandi. Questo era quindi il mio primo Tunue. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro primo Tunue, perché sono veramente molto curiosa di sapere che cosa avete letto e soprattutto quali sono state le vostre impressioni al riguardo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!